Sotto il mare ci trovi li pisci, sotto la neve ci trovi la guazza, sotto le vesti della ragazza, mo ci trovi una strana cosa, rossa, gialla, verde, rosa. Ma che cosa, ma che cosa, ma che cosa c'è tra? La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non me so capito bene. Cos'è sta novità? A sentire lui padre curato è la podera del peccato, qualche altro invece giura che è una specie di cintura di castità. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non me so capito bene. Cos'è sta novità? E nel cuore del 300, quando passa una Madonna, se c'è un vortice di vento che fa alzare la sua gonna. L'uomo guarda, guarda, guarda e si domanda. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non ne so capito bene. Novità. Chi la dice una foglia di fico, di modello meno antico, se l'amore è un po' una guerra, la mutanda è una bandiera da conquistare. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non ne so capito bene. Ammazzate che femmina, già vuoi ringominciare? Come lo dici pare vero, e svegliate che è arrivata gente. De sotto c'è sta un furastiero con lo cavallo. Un furastiero? Sì, ne. Con lo cavallo? Sì, ne. Che è arrivato mo? Sì, ne. Senti, Caterì, un uomo che viaggia a quest'ora, questo sole, non è un furastiero, è un stronzo. Benvenuto, signore mio. Se dovete da mangiare e da dormire, sono pronta lì come anni vostri. Beh, forse per mangiare non è l'ora adatta. No, non ve ne fate scrupolo. Comandate, io vi servo subito per davanti e per dietro. Intanto questo ve lo porto in camera. No, no, lasciate. È pesante.
Voi siete più adatta alle fatiche dell'amore. Quanto tempo restate a Villa Santa? Ancora non lo so. Ma certamente fino alla raccolta delle mele. Azzo, come corre su Frocio. Sono stato chiamato da Roma per fare il ritratto a una giovane nobildonna. Siete un pittore? L'avevo capito subito che eravate un uomo speciale. E a quale nobildonna gliel'è andata a fare? Alla figlia di un tal messere Domenico Mencaglia. Lo conoscete? Lo conosco, sì. È lo padrone del mezzo paese. E allora lo ritratto deve essere per donna Antonia, la figlia. Oh, che ingiustizia. Fare il ritratto a lei solo perché è una nobildonna. Voi allora meritereste una scultura. Che vedevo da fa'? Vi tiro il collo a una gallina o vi preparo una coscia di crapetto? La coscia. Una coscia da mordere piano piano. Ammazzala, che bella femmina. Sì, ma tiene pure un brutto marito. Ariosto! E sto cercando proprio te. Domani mattina t'aspetta messer Domenico Mencaglia. L'è un affare di grande bisogno. E beh, per lo bisogno dello padrone tuo lo cerchi a me? E che gli devo pulire, lo culo proprio io? È un'imbasciata importante, bischero. C'è da guadagnare qualche quattrino. Ma, io te l'ho detto. Buona salute. Sei un personaggio importante. Già ce lo so quello che vuole quel maialone di messer Domenico. Oh! E mica con messa, a quello gli piace di farlo, ma con le contadine. Perdonatemi, Antonia, non posso perdere questo taglio di luci. Messere, è la quinta volta in un'ora che con la scusa del taglio di luce mi toccate le tette. Sì, ma senza malizia alcuna. È il tocco dell'artista che si ispira. Direi piuttosto che il tocco di un pomicione. Voi mi offendete, Madonna. Io vi tocco professionalmente. Dinanzi a voi c'è solo il pittore, poiché l'uomo che era in lui è già uscito da questa stanza. Allora fate uscire anche il pittore, io ne ho abbastanza. Oh, non posso. Presi impegno di immortalare sulla tela la vostra bellezza. È il mio pennello che lo esige. Cos'è? Vi si è incantato il pennello? Ah, tutt'altro. Sapeste come sta fremendo ora? Anche i doppi sensi, direi proprio di sospendere. Ah, no. Io tengo duro. Me ne dispiace per voi. Ma il mio quadro... E voi chiamate quadro un simile immondo papocchio? Messere, limitatevi a prendere per il naso il mio illustre genitore. Madonna Antonia, e noi? No, no. Voi restate e verificate se il maestro tiene veramente duro. Non vorrei che anche questa fosse una millanteria. Non prendetevela, maestro. Madonna Antonia sta soltanto attraversando un momento assai delicato. E un artista bravo come voi dovrebbe saper leggere nell'animo, oltre che sulle linee morbide e sulle rotondità. Guarda, Beatrice! Mamma mia, mi manca la parola. Posso entrare? Ah, ma prego, siete la padrona. Ho sentito che già vi siete alzato e vi ho portato subito la colazione. Vi piace il sarcicciotto pizzicoso? Lo famo da noi, dalle parti nostre. Ah, tutto quello che c'è dalle parti vostre, mi piace. Per favore, devo andare in cucina per attizzare il fuoco. È già attizzato, Caterina, sta facendo scintille. Che cosa? Qui sotto non tenete niente. Per voi è niente. Sentitelo meglio, signore mio. Ah, sì, l'ho sentito. Ma io sto parlando delle mutande. Le che? Le mutande. L'ultima moda è arrivata da Milano. E che diavoleria sarebbe? Ma come non lo sapete? Oggi le donne le portano tutte le mutande. Firenze, Roma, Bologna. Città piene di mutande. Eccole. Con queste addosso, la donna diventa irresistibile.
Anime santa del purgatorio. Ma capisco perché il marito mio Raffaello non ci prova più gusto. Mi vede sempre senza mutande. Me le posso mettere? Ah, sono vostre, ma ve le metto io, però, dopo. Beh, ti si è rotto qualcosa? Devo portare questa a Messer Giovanni Piccolomini? Sì, che cosa che ti sgomenta? Niente, me cago sotto e basta. Ma per quale ragione? Messer Piccolomini è un uomo come tutti gli altri. Eh no, quello è uno che pia e mena. No, sta tranquillo, non hai nulla da temere. In questo caso tu sei soltanto un ambasciatore. Non può metterti le mani addosso. E allora mi piglierà a carci. Ma dai, dai, non facciamo tragedie. Sai o non sei il mio uomo di fiducia? Sì, e di questo sono contento. Ma Nugondo è fallo ruffiano e Nugondo è fa s'ammazzate botte. Ma vai tranquillo, Ariosto. Messer Piccolomini non ti toccherà neanche con un dito. No, queste monete ti aiuteranno a stare sereno. Va tranquillo e fiducioso. E qualunque cosa accada, ricordati che io sto qua. Qua? Ma so io che devo andare là. Va. Una parola, un grido e ti taglio le palline. Avanti, sputa la verità. Qual è la nuova vittima di quel porco di mio marito? Da quale lurida cagna l'accompagnerai stanotte? Stanotte niente cagni. Allora sarà una vacca. Bada, Ariosto. Conosco bene il vizio di mio marito, i suoi gusti depravati. E so bene che sei tu che gli procuri le contadine nelle stalle. Ve lo giuro, Madonna, credetemi. Messer Domenico mi ha fatto chiamare per un altro affare. Ecco. Devo consegnare questo messaggio a Messer Piccolomini. Un messaggio per Messer Piccolomini? Ah. Disgraziato, l'ha detto e l'ha fatto. Distruggerà la felicità di nostra figlia. La mia povera bambina. Così giovane e bella, dovrà rinunciare al suo sogno d'amore. Oh me sventurata, madre infelice, moglie cornuta! Calmatevi, Madonna, non piagnete. Con lo tempo e con la paglia si aggiustano tutte le cose. E tu che fai nella mia stanza? E che ne so, mi ci avete portato voi! Via, vattene via, brutta verme miserabile! Esci subito! Antonia! Antonia! Volco! Oh. Ehi! Scusami, ma ti cercavo altrove. Ieri sei venuto vestito da fico. Sì, ma la quercia è più comoda. Antonia, così non si può andare avanti. Hai ragione, amore mio. Ma finché i nostri padri continuano a litigare tra loro, questo è l'unico modo di vederci, di baciarci. A proposito, baciami. Coraggio, anima mia. Il nostro amore trionferà. Ora devo scappare. A domani. Sì, ma pensa a un altro tipo di trucco per incontrarci. Non voglio più fare l'albero. E perché? Perché nelle terre di tuo padre ci sono troppi cani. E guarda qua. La 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 la. La 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 la. Oh, che te guardi? Questa è roba da signori, sai, non per i poveracci come te. Va fangulo. Ariosto, vieni un po' qui, ti voglio offrire da bere. E perché? Così, mi sei simpatico. E poi perché ti sei preso un vaffanculo che non ti meritavi? Capirai, quelli me li piglio accarettati. Allora, che c'è che non va? Messer Piccolomini. E chi è? Nufio di puttana.
E che ti ha fatto? A me ancora niente. E allora? È un figlio di puttana per quello che mi farà tra poco. Beh, non ti capisco. Vedi, io devo da portare una lettera e già lo so come va a finire. Quello come la legge si incazza, piena un bastone e mi rompe un braccio, una gamba e la spina dorsale. Ma allora è un energumeno. Ah, questo non lo so. Per me è un figlio di puttana. Raffaello, Raffaello, e svegliati! Guarda che bella cosa che tengo! Lo so che la tenghi bella, ma sei una rompicoglione. Sto parlando di un'altra cosa, Raffaello! Svegliati! Guarda, te voglio far vedere le mutande. Te piace, no? È l'ultima moda di Milano. Stasera te faccio far l'amore con tutte le mutande, come fanno le signore. Sei contento? Brutta lurida, zozzona, levate subito quella porcheria d'addosso, sino vo chi t'ammazzo! Fermiti, Raffaello, ma che fai? È l'ultima moda! Disgraziata disonorata, te lo do io, l'ultima moda! Le portano le signore di Firenze! Le mignotte di Firenze, gli diavoli dell'inferno, via, via! Non sanno più che inventà per trascinarti al lupo peccato. Ma me credevo che era una bella cosa. Santa ingenuità. Questo è uno strumento di Mefistofele. Alzate e corri da frate Pomporio. Vatte subito a confessare. Quello è un sant'uomo. Ma lupo peccato è grosso. Chissà. Prima di avere la soluzione, quante volte io dovrei baciare lo gurdone. Ogni tanto penso a che cosa sarebbe la vita se non ci fossero le donne. Ma ti piacciono le donne? E come, non mi piacciono? Solamente che ce ne so troppe. Le mogli, per esempio, io le levassi di mezzo. Ma sei sposato? Purtroppo, mi ha fatto di te sino un momento di debolezza. Ho capito. Tua moglie sta sopra e tu stai sotto. Ah, no, De sopra mi ci metto sempre io. E che te la tieni? Guarda che rindurcinata. La tua signora. Me lo sentivo che ti incontravo. Eppure io. Te stiamo ancora a aspettare che ci portino un pezzo di pane. L'estate è buona, non strillà. Sto con una persona importante. Figurati, l'altro bello vagabondo come a te. Sti ragazzini non mangiano da ieri sera. State zitta, mannaggia. Ecco, tiè. Mo li fammo magnà. Sono quattro bolognini e stasera te porto ladri. A chi li si rubati? State zitta, come fa brutta figura? Quello dovete credere che io sono uomo tutto d'un pezzo. Anzi, adesso te faccio una scenata. Per scherzo, non ti preoccupare. E tu fa finta che mi chiedi scusa, hai capito? E mo vattene subito alla casa. Non ti prendo a carci perché non voglio fare uno spettacolo. E non ti permette mai più di affrontarmi per la strada quando che mi trovo in compagnia di un forastiero. Mi sei capito? La prossima volta ti do una cascio cavallata che ti faccio dormire per 15 lune. Anzi, per buon esempio te la do subito, così non dovremo aspettare la prossima volta. Tiè, ti va bene? Ne un'altra? Ma li mortacci tu va. Volete la mamma? Oh. 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 Ma che fate, menate? Delinquente! Fermi! Ammazza che uomo! Fermi! Adesso me ne vado! Ma a casa di Don Andres! Ser Claudio Fornari è un pittore di chiara fama e voi dovreste sentirvi onorata che gli abbia messo a vostra disposizione il suo pennello. Ancora il pennello di questo messere? Sembra quasi che ce l'abbia solo lui. Non siamo qui per discutere di pittura. Ah no? E di che allora? No, non fatelo gnorri. Non fare il cretino. Sapete benissimo che amo, ricambiata, messer Folco Piccolomini e che desidero essere sua sposa. No. Voi non sarete mai la moglie di Folco Piccolomini, a causa dell'avidità di suo padre, Messer Giovanni. Avidità? Egli ha richiesto una dote giusta ed equa. Equa, dite? Mille scudi d'oro. Mia figlia è una bellezza senza pari. Solo le sue gambe valgono 500 fiorini l'una. Diventate volgare. Parole, ciance! Non intendo aggiungere un solo fiorino alla vostra avvenenza. Questa è la vostra dote. Badate, padre. Se non potrò sposare Folco, mi farò monaca. Come? Avete inteso bene. Entrerò nel convento delle piccole sorelle del dolore. Voi, con quel vostro caratterino, con quella voglia di vivere che vi sprezza da ogni poro, le piccole sorelle del dolore. Ma voi non resistereste un'ora nemmeno con le piccole cugine della malinconia o con le piccole cognate della tristezza? Lo vedremo. Pregherò anche per voi.
La mia Antonia è una sorella del dolore, una figlia sorella. Hai sentito? Saggia decisione. Facendosi suora, io risparmio la dote e lei si guadagna il paradiso. D'altra parte, a quest'ora Messer Piccolomini ha ricevuto la mia missiva, il matrimonio di Antonia e Folco. È un argomento chiuso! Questo lo credi tu? Io difenderò la felicità di Antonia finché ne avrò le forze. Non ti darò pace, sappilo! Ehi, domicilla, sì, sfogati, sfogati. Lo sfogo quando ci vuole, ci vuole. Ma chi è questa ancella? Una nuova? Porco maiale, ma è proprio una mania! Il vostro infuso di mirtilli, signore, spero sia dolce come lo volete. Grazie, carina, come lo voglio. Posso sapere come ti chiami? Non si chiama. E senza nome? Sì, perché se ne va subito. Lascerai questa casa oggi stesso. Ma... puoi andare, ho detto. Se Antonia si guadagnerà il paradiso, io ti preparerò l'inferno. La vacca. Chi è che bussa a sto convento? Sono io, frate Pompò, Caterina, la locandiera, me devo confessare subito, subito. Ah, oh, Benedetto, ma come mai te la tutta sta premura? So fatto un peccato gravissimo. E mio marito Raffaello mi ha detto di correre da voi. Brava, il tuo zelo e quello di tuo marito ti fa onore. Ma mi dispiace, adesso non ho tempo, perché mi aspetta la badessa del convento. Ma quella può aspettare, la badessa è una santa. So io che mi devo da mettere la coscienza a posto. C'ho lo diavolo in corpo, frate Pompò. Ostrega, ma che razza di peccato ti ha fatto? Che avete detto? Ho detto, ostrega, che genere di peccato hai tu commesso? Ah, no, peccataccio terribile. Mi sono messa le mutande. Ah, le mutande, mutande, mutande. Mi non comprendo, cosa sei? Un cappello? Altro che cappello. E le mutande sono uno strumento de festimofele. Ah, vabbè, vabbè. Me l'ha detto pure Raffaello. Ma vi giuro che non me le metto più, ne. Insomma, si può sapere cosa sono queste mutande benedette? Non le conoscete. E sono una specie di garzoni dell'omini. Io l'ho prese e me le sono infilate di sotto. Sotto? Ma sotto in dove? Qua. Me le sono messe qua, ho incartato tutto, davanti e di dietro. Ti sei incartata davanti e dietro io? E fino a dove? Ecco, cominciavano quasi dagli piedi e arrivavano fino a qua. Ve l'ho detto, come le garzone dell'omino. Arrivavano fino lì. E tutto questo restava scoperto? No, no, mi coprivano pure questo. Anche questo? Fino a metà? Tutto, tutto, fino a quassù. Tutto? Ma benedetta puttana! È grave? Gravissimo! Ci vuole acqua santa da tutte le parti, qua, 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 qua. Ma tu coprendo tutta questa grazia di Dio, ti ha preso a schiaffi madre natura. Che sacrilegio! Non mi mettete spavento, frate Pompò. Confessatemi subito, dalla madre badessa scendete più tardi. Certo che la madre badessa aspetterà, ma qui ci vuole una penitenza lunga, molto lunga. Devo farmi una bella confessata. Vieni qua, mettiamoci comodi, rimettiti in pace con la coscienza. Mi tocca riconsacrarti tutta sta roba profanata. Su, da brava, sdraiati. Abbandonati fiduciosa e soprattutto non avere fretta. Me l'ha detto pure Raffaello. Vedrai quante volte frate Pomporio ti farà baciare all'ucurdone. Ah, che ha visto giusto quel santuomo. Ciapa ciapa, benedetta. Comincio a baciare da qui. Bacia, bacia. Poi ti dico mi quando devi fare il giro. Frate Pompò, ma che me facete? Taci, Satana. Se chiodo scaccia chiodo, peccato scaccia peccato. Se la penitenza partì è per me, ostrega. Ma allora sono contenta, con sto cordone di spago già mi stavo a scucciare. Mettetevi comodo, frate Pompò. Bene, 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 bene. Cominciamo col sedere. No, Luculo, no. Vi scongiuro, eccellentissimo, Luculo, non me lo toccate.
Ma chi hai capito? Messer Piccolomini intendeva dire di accomodarci, di sedere, dico bene? La dice benissimo. Per il resto c'è tempo dopo. Prego. E così quel buffone di Messer Mencaglia rifiuta di dare la dote a sua figlia. E in tal modo manda all'aria questo matrimonio. E tu? Tu, miserabile cialtrone, osi farti datore di questo messaggio. Ma lo sai come mi chiamano in queste terre? Lo so, ma non lo dico. Dillo. Dillo, come mi chiamano? Rompicoglioni. Esatto. Esatto. E adesso romperò anche i tuoi. Con questa mazza io te li schiaccerò come due noci! Messere! Pietà! Un gentiluomo del vostro stampo non può abbassarsi a colpire un servo, un tapino, un miserabile. Ma... E chi è? Cosa volete? Affrontare la vostra ira al posto di questo servo. Come vi aggrada! L'avrete voluto voi! Ah! 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 Non mi rompere i coglioni! Brutto scostumato! Gli ho detto tante volte che si deve dire non mi rompete le scatole! Vi prego, messere, per pietà, ve ne prego! Ve ne prego, messere, non mi rompete i coglioni, messere, ve ne prego! Conoscervi è stato un piacere, messer Piccolomini. Giovanotto, un momento. Come vi chiamate? Claudio Fornari, da Roma. Sentite, è molto che sto cercando uno della vostra tempra. Volete diventare capitano delle mie guardie? Grazie, ma non posso. No? Odio le armi e la violenza. Il mio mestiere è quello del pittore. Ah. Anzi, vi dirò che questi quadri stanno andando in malora. Dovreste farli restaurare. Bene, sentite, io in camera da letto ho un affresco molto grande, al quale tengo moltissimo. Volete venire a vederlo, eh? Te va di lavorare? A chi? A me? E mica tanto. Ma per stare insieme con voi sono pronto a tutti i sacrifici. D'accordo. Si può vedere questo affresco? Ah sì, certo. Prego, vedete, vi ci porto subito, messere. Vi faccio strada, prego. Prendiamo questa. Giovanni, ma che fai? Scusami, cara, non immaginavo che tu stessi così. Sono nella mia camera. Sì, sì, ora ti spiego. Questo signore è un artista, non devi preoccuparti di lui. E quest'altro? Quest'altro? E questo è uno zozzone! Fuori! Fuori! Cosa guardi? Mia moglie, con quegli occhi lubrichi. Brutto accattone! Dunque, come ti dicevo, il signore è un pittore che viene da Roma. Ho deciso di affidargli il restauro dei nostri affreschi e penso che tu sia d'accordo. Sì, caro, benché non mi conforti molto l'idea di avere i pittori per casa. Beh. Abbiamo appena finito 10 giorni fa con lo stuccatore. Ah, sì, sì, ma il nostro amico Claudio Fornari è un maestro. Egli sa bene dove mettere il pennello e i colori. Volete vedere intanto il nostro affresco? Certo. Prego, maestro, prego. Questo è l'affresco di cui vi ho parlato prima. È molto rovinato? È abbastanza. Ci vorrà un lavoro lungo e paziente. Mi dispiace per voi, Madonna. Madonna... Ippolita. Mia moglie si chiama Ippolita. Ah, il nome della regina delle Amazzoni. Già, quella che combatté contro Ercole quando questi le rubò la cintura. Di castità? Non credo. E chi vinse? Chi vinse? La regina delle Amazzoni. Sì, ma Ercole si tenne la cintura. Non sarebbe il caso adesso di parlare dei nostri affreschi, messere. Messere? Quando intendete cominciare? Oh, anche domani. Dalla sala d'armi? No, è più urgente la camera da letto. Mi auguro che non siate mattiniero.
Non vorrete buttarmi giù dal letto all'alba? Ci mancherebbe altro, Madonna. Io comincio a lavorare verso mezzogiorno. Magnifiche. Opera del maestro Panzirocchi di Verona. Mi sono costate 40 fiorini d'argento. Se mi mancassero non potrei più dormire nel mio letto, ormai fanno parte integrante delle nostre notti, vero, Ippolita? Prego, messere, prego. Madonna. Messere, prego. Andiamo a bere? Chi paga? Io. Andiamo, andiamo. Due. Salute. Ah, no, per oggi basta. Che ti succede? Questa è la zona di mogliere, ma... E uno la moglie non la può incontrare due volte allo stesso giorno. Avete dimenticato il cappello nella sala d'armi? Ah, sì, era caduto sul campo di battaglia. Grazie, bella fanciulla. Mi dispiace di averti procurato questo fastidio. Oh, per me è stato un piacere, un grande piacere. Perdonatemi, è vero che da domani prenderete a lavorare in casa di Messer Piccolomini? Sì. Per affrescare la camera di Madonna Ippolita. Ti dispiace? Vorresti che affrescassi anche... la cameretta 2? Oh, sì, signore, ma io sono una povera ancella, non posso chiedervi tanto. Ah, e chi l'ha detto? Un vero artista affresca dove trova. E io, Capricorno, staremo benissimo insieme, vedrai. Ma sono vergine. Sono vergine. Che bugiarda. Suprema dolcezza, stringimi più forte. Ed ora baciami, baciami tutta.
Quali meravigliose sensazioni tu mi dai. Come devo chiamarti? Amore, passione, delirio. Chiamatemi semplicemente Claudio. Voi, come osate, vigliacco? Ma non ho fatto che obbedire ai vostri ordini. Stringimi più forte, baciami tutta. Ma io credevo che foste un altro. Voi avete abusato della mia buona fede. Non vorrete fare uno scandalo per così poco? Lo chiamate poco? Per forza, modestamente so fare di più. Siete un uomo abominevole. E voi una donna stupenda. Siete un verme. In tal caso restate in mia compagnia. Non fate di me un verme solitario. Signore, sparite all'istante. Come volete. Peccato però. Poteva essere un'indimenticabile notte d'amore. Ora basta, sporcati! Antonia, che ti prende? Ah, sei tu. Scusa, del resto avrei dovuto capirlo. Quell'altro baciava molto meglio. Quell'altro? Ma cos'hai, amor mio? Nulla, è che questa situazione mi rende nervosa. Perdonami, tesoro, perdonami. Io ti amo, Antonia. Ogni volta che ti vedo, il desiderio mi brucia. Quando tu sei tra le mie braccia, sento come un grande boom nel cervello. Come se qualcosa mi colpisse la testa. Folco! Oh, Folco! Tesoro! Tesoro! Folco! Anima mia! Ehi! Ho capito. E nemmeno stasera facciamo l'amore. Ho l'impressione che la nostra unione sia avversata dall'alto. Care sorelle, è proprio per questo che fuggendo alle tentazioni della vita mondana, la nobile figliuola di Messer Domenico Mencaglia ha chiesto di essere accolta tra di noi. Prepariamoci dunque a ricevere sorella Antonia nel nostro convento e facciamo che domani sia giorno di festa. Buonanotte, sorelle. La pace sia con voi. La pace sia con voi. Frate Pomporio? Frate Pomporio? Chi? Cosa sei? Comincia la riunione? Ma no, la riunione è finita. Ah, meno male. Anzi, bene. Allora, adesso vado perché finalmente... Ma come? Ve ne andate di già? Ma, non passa una giornata, badessa mia, che non vedo l'ora di buttarmi sul letto. Io avevo contato sulla vostra compagnia questa sera. Volevo pregare con voi nella mia cella. Mi dispiace proprio, ma stasera mi sento tutto rotto. Ma, frate Pomporio, un'ora. Basta un'ora. Un'ora soltanto, giusto le preghiere per i poveri morti. Ma credetemi, non ce la farei neanche per quelle, perché mi sento già mimeso morto. Oh, bene, bene. Come non detto. Però, uscendo, potete almeno farmi una cortesia? Beh, sì, se posso. Ah, dunque, il frate guardiano no, il frate campanaro no, il frate cuoco nemmeno. Ah, ecco! Filippuccio, il giardiniere, lo conoscete? Oh, sì, conosco. Beh, passando, pregatelo di venire da me. Ditegli di salire nella mia cella. Le preghiere per i poveri morti le dirò con lui. Ottima idea. Ve lo mando subito.
Frate Filippuccio! Ehi, frate Filippuccio! Sentite, frate Filippuccio. Ah, siete voi, frate Bomborio. Ma che è, d'insonnia soffrite? Femo anche dello spirito adesso. No, ma quando mai? Io che a vedervi a quest'ora, da queste parti, mi sto pesce un poco. Ecco, bravo. Stupisciti ancora di più perché sto venendo a cercare proprio di te. A me? Ehi, frate Bomborio, state fermo con le mani, eh? Ma cosa ti ha capito? Sto cercando di dirti che la badessa ti vuole nella sua cella. La badessa? No, e come faccio? Figuratevi che stanotte ho una novena sana sana con sorella Marforia. Ah. E poi due giaculatorie con sorella Carlotta. Ah. Perciò fatemi il favore, trovate voi una scusa e dite alla badessa che sarà per un'altra volta magari. Buonanotte, frate Bomborio, e buona fortuna a voscenza. Ma... Benvenuto, frate Filippuccio. Mi dispiace, ma sono sempre me, quello di prima. Ci avete ripensato? Ci ripensano i cornuti, ma mi per fortuna non ho moglie. Sono venuto a dirvi che frate Filippuccio è occupato con una messa. Ah, ho capito. Ma siccome il De Profundis non lo voglio dire da sola, uscendo, fatemi un'altra cortesia. Passate dal fratello... Ah, lasciamo perdere, madre badessa. Con tutta la vita che sei sto convento, sono rimasto soltanto me a pregare per l'anima dei morti vostri. E di vostro nonno. E perché no? Raccomando, trattami bene lo padrone e vedrai che non ci perdi niente. Devi da sta buona buona senza parlare e fagli fa quello che vuole. Questo so 10 volte che me lo sei detto, ma le 5 bolognini quando me li dà? Subito, ma di che c'hai paura? Io di niente, basta che me li dà prima di mette. E mo preparati che sape arrivà. Sarà, ma sta storia della corona io non la so capita. Perché me la devo mettere? E che ne so, lui la chiama una stravaganza, ma per me è una stronzata. Dai, Gocca, su, mettiti giù, va. Oh, che ti sei incantato? Quasi quasi te farebbe una prova generale. Peccato che non te lo puoi vedere. Bello, bello, bello. È meraviglioso, un vero capolavoro. Boh, lo culo è lo mio e i complimenti se li becca lui. Veramente una cosa eccezionale, grazie. Ti meriti una ricompensa grazie. Superiore. Grazie, messer Domenico, grazie. Francesca, ringrazia un po' signore. No, lasciala stare, non la far muovere. Ne ho visti a centinaia, ma uno così bello, mai. Sembra finto. Va, Ariosto, va, lasciami solo. E fa buona guardia. Bello, bello, Francesca Domenico, tu. Aspettami che arrivo, arrivo. Oh, messere, non è che ci abbiate pure la rincorsa? Messeri. Stupendo.
Stupendo! Complimenti, Sir Claudio. Avete una mano sicura. È un vero artista e sa quello che vuole. Può darsi, ma la cosa che mi fa piacere è la sua sveltezza. È vero. Se continua così, in due giorni mi lascia libera la stanza. Prima, Madonna. Voglio concludere entro stanotte. Siete presuntuoso, vi state sopravvalutando. L'ha detto vostro marito. So quello che voglio. Volere non basta. Occorrono le circostanze favorevoli. Le circostanze si creano. Bravo, bravo. Un uomo che parla come voi arriva immancabilmente al traguardo. Grazie, messere. Spero di non deludervi. Ah, siete qui. Vi stavo cercando per tutta la casa. Sei di partenza, figliolo? Sì, ho deciso di allontanarmi da Villa Santa per qualche tempo. Credo di saperne il motivo, Fulco. E non vi ingannate. Però vi prego di non ostacolarmi. Scommetto che si tratta di Antonio. È tutta colpa di quel buffone di suo padre. Padre, ogni recriminazione è inutile. Antonia ha scelto la clausura ed entra in convento. Quando? Che dramma. Oggi. La sua decisione è irrevocabile. Che dramma. Per questo io ho deciso di partire. Che dramma. Madre, voglio la vostra benedizione. Su, Folco, ragioniamo. Vieni nel mio studio. Vi scongiuro, lasciatemi partire. Ma sì, nessuno te lo impedisce. Voglio solo sapere dove diavolo vuoi andare. Vieni, Folco, vieni. Povero giovinotto, mo chissà dove va a rompersi le corna. Chi ha conosciuto la bella Antonia non può dargli torto. Deve essere follemente innamorato. Beh, io mi allontano per un paio d'ore. Finisci di mescolare le tinte e poi sei libero pure tu, eh? Magari. Come finisco qua, mi tocca correre da Messer Mengaia. Oggi c'è stato brindisi in onore della figlia che si è fatta Monica. Ah, già. Hanno invitato pure a te. Cazzarola! Io sono sempre lo primo, magari come servitore aggiunto. Messere, messere, avete proprio deciso di partire? Quello che ho deciso non riguarda voi. Vi vorrei aiutare perché mi siete simpatico. Non mi serve l'aiuto di nessuno. Siete un romantico. Forse la vostra è l'ultima storia d'amore del secolo. E io la vorrei salvare. Eh? Ascoltatemi, vi voglio suggerire un piano. A me? Sì. È il tuo primo e intimo colloquio con la religione. Medita sulla nuova vita che ti attende e cerca di liberarti da ogni tentazione. Verrò a riprenderti fra 5 ore, figliuola. Ma Folco Piccolomini l'amava davvero? Sì, era tutto pronto per le nozze. Poi all'improvviso Antonio... Cos'è successo veramente? Non si sa. Ha detto ai suoi che voleva farsi monaca. Su, domicilio, bevi un goccio e tirati su. Abbiamo ospiti di riguardo, no? Madonna Lisa, Madonna Beatrice. Già, tu non sei contento se non mi fai venire le madonne. Dai, che oggi è una gran festa. Oggi è la condanna a morte di mia figlia. Ti prego, stanno arrivando gli ospiti. Ariosto? Ariosto, vieni un momento di là. Scusatemi.
La vedi? Quella giovane ancella. È tutto, tutto quello che vuole. E vai, vai. Non ti disturbo più, mia cara, fa come vuoi. Anche se non scenderai fra gli ospiti, non ti porterò il broncio, contenta? Difendere, Ippolita. Ha trasgredito i miei ordini e questo lo dovrà pagare. Ma no, no, non lo stavo difendendo. Io dicevo che vostro figlio deve essere veramente innamorato di quella ragazza. Ma non è una buona ragione per abbandonare la casa e andarsene chissà dove. Si è comportato come una femminuccia. E sai che ti dico? Era lui che doveva andare in convento. Cosa fai nella mia cella? Antonia! Folco! Antonia! Amore mio, adesso o mai più? Adesso! Adesso! Cena, sorella Antonia, devi scendere nel refettorio. Grazie, sorella, ma vorrei celebrare il mio primo giorno di convento con l'astinenza. D'accordo? Io faccio quello che voi mi comandate, Madonna. E ora vattene, scappa. A Giuseppa, ma te vuoi sbrigare? Ma arrivo a Messer Domenico e tu non sei ancora apparecchiata. Non sono un fantasma. E giuro che ti cavo gli occhi se dici una sola parola, capito? Che squallore. E che puzza. Allora, che devo fare? Dove mi devo mettere? Lì. Sulla paglia? Sì, a pancia sotto e con la coroncina degli fiori. Ma questa è troppo larga per mettermela in testa. Ma non dovete mettervela in testa. Ah, no? No. E dove? E mo arriva Messer Domenico e ve lo dice isso dove. Ma ne siete ben certo?
Come lo avete saputo? Si è confidato con me prima di partire. Vi confermo che vostro figlio Folco è là. Che scandalo! Senza contare poi il sacrilegio, perché quei due sciagurati avranno anche profanato quel luogo sacro. Se fossi al posto vostro, non perderei altro tempo. È vero, ma perché non mi accompagnate? Oh, messere, vi prego, io sono uno straniero. Beh, non appartengo mica alla vostra parrocchia. È vero. Chi è? È l'ora della preghiera, sorella Antonia. Devi scendere nella cappella. Sorella Antonia, ti aspettiamo in cappella. Non preoccupatevi per me, mi sono fatta qui una cappellina privata. Su, non perdere la calma. Ricordati che si tratta di nostro figlio. Avrà una lezione che se la ricorderà per tutta la vita. Ti prego, Giovanni. Vattene a letto, Ippolita. Questi sono affari di uomini. Ma guarda un po' tu. Che ne doveva da capitao? Tutto a posto? Ecco, messer Domenico, io bravo, vorrebbe... Bravo, a volte mi domando come farei senza di te. Io sono contento, ma stavolta vorrebbe... Questa volta abbiamo beccato la più buona. Ne siete sicuro? Con l'occhio fino, caro Ariosto. Ma adesso non farmi perdere più tempo. Thank you.
Siete bella, altera, aristocratica. C'è una sola cosa in voi che mi stupisce. Che non portate le mutande. Oh. Madre Badessa! Madre Badessa, svegliatevi! Ma chi è? Che succede? Chi è? Abbiamo una visita. Messer Piccolomini chiede di parlare con voi. A quest'ora? È cosa della massima urgenza. Sembra un demonio. Oddio, devo andare. Tu per ogni evenienza nasconditi sotto il letto. Io devo andare. Bella madre santissima, ma non è meglio che magari me ne scappo per la finestra? No, non fare il cretino, torno subito. Ma non riesco a capire che cosa vuole questa a quest'ora. Ma che cosa sarà successo mai? Bella madre santissima, mi ha aiutato a voi. Non mi sembra un convento molto tranquillo. Speriamo che non si tratti di un incendio. A giudicare dal rumore sembra un terremoto. A scanso di sorprese è meglio che ci rivestiamo. Ma devo indossare un'altra volta la tonaca. Certo. Non possiamo rovinare tutto dal primo giorno. Tesoro. Ci mette tanto a scendere la badessa. Era sprofondata nel sonno, messere. Il tempo di indossare la tonaca e il velo. Avete chiesto di vedermi, messer Piccolomini? Sì, anche se lo spettacolo non è molto piacevole. Mi è giunta la voce che mio figlio Folco è nascosto qui, in questo convento. Oh, impossibile, messere. Il portone di questo convento è sempre chiuso. E dopo il vespero, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Dentro, fuori! Io vi chiedo solo di lasciarmi fare un'ispezione. Messere, ma questo è contro il regolamento. Perdonate, madre badessa. Ma che razza di velo vi siete messa in testa? Razza di velo? Ma che stai dicendo? Le mutande di Filippuccio! Le mutande di chi? Del frate giardiniere! L'ho sempre sospettato. Questo non è un convento! È un casino! Me l'aspettavo. Mamma mia! Me l'aspettavo. Me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Due monache nella stessa cella. Ci deve essere un errore. Antonia, sei tu. Dov'è mio figlio? Vi prego, messere, non turbate il mio raccoglimento. Bel raccoglimento. Ti tieni la compagnuccia in cella, eh? Se lo sapesse Folco! Basta, padre, Folco lo sa. Fofo. Fofo. Mangiate, mangiate, fratelli! Coraggio! Che dopo aprile viene maggio! Su, su! Bevete, bevete! Va bene, vuoi un po'? Alla vostra! Oh no. Viva gli sposi! La coscia è sempre la coscia. Thank you.
Ma che trovo veramente splendido! È splendido! Evviva gli sposi! Evviva! Evviva! Evviva Beccaglia! E la sua bella figlia! Antonia! Donna Domicilla, non vi sedete? Vorrei, ma credo che non potrò prima di 5 o 6 giorni. Come mai? Un voto di ringraziamento? Oh no, una piccola discussione con mio marito. Si è convinto che quello che cercava fuori casa l'aveva proprio qui, a portata di mano. Ah, guardo, vedo. Evviva i testimoni! Evviva! Basta. Oh, no, no, ancora un pochino. Tesoro. Prendi caffè. Prendi Antonio. Non vorrete fare uno scandalo per tanto poco? E lo chiamate poco? Modestamente, so fare di più. Ariosto? Facciamo un altro brindisi? Io? Sì, non perdere tempo. Allora, messere, io sono pronta. Pronta a che, cara? Il mio ritratto, signor mio. Non rammenti che hai dato incarico a messer Fornari di ritrarmi il giorno delle nozze? Ma... sì, è vero, però... proprio nel mezzo del banchetto nuziale. Vedete, il fatto è che devo approfittare dell'ultima luce favorevole. Ma certo, Cocolone, del resto potrei vedermi dalla finestra. Faremo una cosina in piedi, alla svelta. Non è vero, messer Fornari? Come desiderate, madonna. Va bene, cara, però fa che ti veda almeno dalla finestra, eh? Sta tranquillo. Padre, io faccio il geloso perché so di procurarle un piacere, ma potrei mandarle in mezzo a un battaglione di mercenari che non mi farebbe mai un torto. Lo sappiamo che siete un marito fortunato. Sì. Vediamo, padre. Pian pian. Ben. Oh, e sbrigatevi voi altri due, mannaggia, fracazzo da velletri. Siamo appena al primo colpo di pennello. Oh, e allora? Bono. Ah, era presente anche lei, padre. Ma quanto dura questo ritratto? Oh, povera Antonia. È lì ferma da oltre un'ora e mezza, eh? L'arte ha le sue esigenze. Saluto. Oh, ma la volete piantare? Io non ci resisto più. Non mi sento più né i piedi, né le gambe, né le braccia. Ehi, ma a quest'ora un pittore normale avrebbe affrescato l'intera Cappella Sistina. Si vede che doveva fare l'ultimo ritocco. Adesso... vado a riprendermi la mia sposa. Va bene. Ecco. Antonia!
Antonia! Antonia, dove sei, vaccarella mia? Arriva il tuo toro! Oh, arriva lo cornuto! Aspetta, non entrare, non ho ancora finito! No, no, non posso aspettare. Ti voglio subito. Antonia. Oh, no, mi fai male. Oh, sì, sì, ti voglio fare mia qui sul pavimento. Sì, amore, sì. Sì, sì. Ah. Sì, mia. Te la sei vista brutta, eh? Gli ultimi minuti mi parevano d'oro. E se si accorgeva dell'ingrippo? E beh, che te poteva fare? Non era mica armato. Era armato sine. L'unica fortuna è che era imbriaco. Tornate presto, messer Claudio. Ci avete lasciato un bello ricordo, che noi non ce lo scordiamo. Ma noi ci rivedremo. Vado a Milano e ritorno subito. Ma ci dovete proprio andare su Milano. Amico mio, in quella città c'è un grande giro di moneta e mi voglio arricchire pure io, no? Vabbè, ma tornate presto. Io vi aspetto. E il ritorno sta tranquillo. A Milano che saranno i quattrini, è vero, ma qui a Villa Santa che stanno le belle femmine. Esclusa mogliere, ma... Ah, non te la prendere, Ariosto. Per ogni uccello il suo nido è bello. Ah, sì? E allora io me lo taglio. Sotto l'umare ci trovi i pisci, sotto la neve ci trovi la guazza, sotto le vesti della ragazza, mo ci trovi una strana cosa, rossa, gialla, verde, rosa. Ma che cosa, ma che cosa, ma che cosa c'è tra... La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non mi so capito bene che cos'è sta novità. Sentire lui padre curato è la podera del peccato, qualche altro invece giura che è una specie di cintura di castità. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non ne so capito bene che cos'è sta novità. Cuore del 300, quando passa una Madonna, se c'è un vortice di vento che fa alzare la sua gonna. L'uomo guarda, guarda, guarda e si domanda. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non ne so capito bene che cos'è sta novità. La dice una foglia di fico, di modello meno antico, se l'amore è un po' una guerra, la mutanda è una bandiera da conquistare. La mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, la mutanda, non ne so capito bene che cos'è sta novità, che cos'è sta novità, che cos'è sta novità. La mutanda!